porti che si intravedono e che scrutano dall'alto. Sotto ci siamo noi, il nostro mare, le nostre vite. E sopra loro, le donne e gli uomini dei reparti volo della Guardia Costiera. Non c'è soccorso che non sia anche una storia. Operativi e umani, sempre. Devo la vita al comandante di una motovedetta che durante una regata velica mi trasse in salvo. Sorrido ripensando a quella meravigliosa gioventù che ci porta ad affrontare anche un imprevedibile fratello come il mare con il piglio di un guascone, per poi ritrovarci a pregare Dio quando la potenza della natura diventa troppo grande per la nostra misera statura. Se sono qui, lo devo ad uno schivo sottufficiale che così mi rispose quando lo ringraziai. Stava soltanto facendo il suo dovere. Sveglia alle 3:40 del mattino per imbarcarsi su di una motovedetta della Guardia Costiera alla caccia di pescatori di frodo per un reportage sulla pesca. Ne abbiamo fatti di abbordaggi quella notte. Non posso dimenticare la professionalità e i modi gentili che gli ispettori avevano nei confronti dei comandanti dei motopescherecci, né il rispetto che questi uomini di mare avevano nei confronti della Guardia Costiera. Tra gente di mare non conta chi ha il ruolo di controllore o controllato, ma conta il rispetto per il mare. Quando pensiamo al mare, non pensiamo ai suoi problemi. Per capire cosa sta accadendo, ti devi immergere e avere memoria di com'era prima. Con le donne e gli uomini della Guardia Costiera siamo andati sott'acqua e ho visto come si prendono cura del nostro mare con impegno, competenza e passione. Anche grazie a loro, il Mediterraneo ce la farà. Sempre pronti a garantire la sicurezza, quella della navigazione, al servizio dei cittadini per la sicurezza di tutti. Trasmettono un messaggio di vitalità istituzionale, di servizio e professionalità senza sconti. Dietro quella divisa c'è una passione grande. È la loro identità, unica e inconfondibile. Basta la loro presenza per sentirsi più sicuri. Vedere gli uomini e le donne della Guardia Costiera, quando si è al mare o in riva al lago, dà un senso di protezione e ispira a comportamenti virtuosi. Li ho visti sul campo, in azione, nei luoghi di villeggiatura. Basta un passaggio delle loro motovedette o una passeggiata in divisa sulle spiagge per farci sentire più sereni. Discreti ed efficienti sono gli angeli custodi delle nostre estati. Li ho visti operare in ogni contesto. Li ho visti prendere decisioni in un secondo. Li ho visti in mare mettere a rischio la vita per salvare quella degli altri. Li ho visti applicare la legge rispettando sempre le persone. Li ho visti nel giorno della festa ricordare i loro doveri. Lo scatto del fotografo ferma un attimo, ma io li ho visti non fermarsi mai. La pandemia ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini, ma basta osservare il sorriso del superstite e non è difficile immaginare che sotto la mascherina del soccorritore marittimo ci sia un sorriso. Il sorriso di chi ha rischiato la propria vita per salvare quella del prossimo. C'è una barca in difficoltà. C'è un peschereccio che rischia di affondare. C'è stato un naufragio. Arriva la notizia e chiamare la Guardia Costiera è un gesto automatico. Perché sai che subito avrai la risposta. Sai che loro sanno tutto prima di te e stanno già gestendo l'evento. E ti supporteranno sempre con grande umanità e professionalità.
Sono in mare ogni giorno, svolgendo un ruolo cruciale anche per la difesa dell'ambiente e la tutela delle specie più minacciate. Per loro il tempo è scandito dalla missione. Sono il passato, ma anche il presente e il futuro della nostra sicurezza in mare, custodi di un patrimonio, il nostro mare, che tutelano con professionalità e competenza. Proteggono il mare e gli esseri viventi che lo abitano, dai veleni, dagli abusi, investigando sulle violenze dell'uomo verso l'ambiente e proteggendo l'uomo stesso dal mare. 11.000 eroi silenziosi che, lontano dai riflettori, escono ogni giorno per proteggere i nostri 8.000 chilometri di coste. Troppo spesso dimentichiamo che chi protegge il mare protegge l'origine della nostra vita. Provate voi a dire a un aereo soccorritore: devi tenere i piedi per terra. È una parola. Si sentono a loro agio solo in aria, perché solo quando sono in aria la loro missione è quasi compiuta: salvare vite umane. Vedere il mare dal cielo deve essere una sensazione incredibile, divina, che avvicina davvero agli angeli. Quando le tempeste fanno chiudere i porti, noi usciamo. Quando gli uragani fermano la marina degli Stati Uniti, noi usciamo. E quando Dio stesso scende sulla terra per distruggere la sua opera meravigliosa con venti che strappano le case dal suolo, noi invece usciamo. Se tutto questo è finzione, c'è anche la realtà della Guardia Costiera Italiana.